La vice direttore della Messaggero, Osvaldo De Paolini. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti voi. Ecco, insomma, ci aiuti un po' ad interpretare questa schermaglia. Dobbiamo stare tranquilli, come dice Monti, l'Italia non contagia nessuno, oppure ha ragione l'Unione Europea a mantenere alto l'allarme sull'Italia? Ma diciamo che per quel che riguarda l'opinione dell'Europa sull'Italia, i giornali italiani come sempre focalizzano i contenuti delle eventuali critiche sul paese italiano, e quindi noi questa mattina abbiamo letto sui principali giornali, compreso il mio, il Messaggero, che la UE teme l'eventuale contagio di una situazione critica quale è quella dell'Italia al resto d'Europa. In realtà il rapporto di Bruxelles non riguarda soltanto l'Italia e mette nella stessa condizione italiana la Francia, la Spagna, la Slovenia, uh-huh, i Paesi Bassi, che hanno situazioni critiche decisamente anche peggiori. E quando parlo di peggiori alludo per esempio alla Francia. Noi sì, ci occupiamo poco delle cose francesi, ma la realtà economica di quel paese in questo momento è davvero più precaria della nostra. Mm-hmm. Quindi l'Europa ha fatto una fotografia che tra l'altro riguarda dati passati. Sì. Perché Monti reagisce e dice l'Italia non contagia nessuno? Mm-hmm. Perché la fotografia che invece fa il DEF è una fotografia proiettata sul domani. Esatto, sul futuro. Sostiene. E poiché dice noi abbiamo fatto i nostri compiti a casa, questi compiti, condivisibili o non condivisibili, fanno sì però che noi ci possiamo presentare all'Europa con la possibilità di chiudere il bilancio in pareggio già a partire dal 2014. Ecco la reazione sì, un po' piccata di Monti, che si vede un po' frustrato sì, il compito e diciamo la valutazione che il DEF proprio ieri ha dato della situazione italiana. Esatto, proprio nel DEF tra l'altro lui dice siamo prossimi ad uscire dalle procedure di attenzione che ci riguardano ormai da mesi, no? L'Europa ci ha considerato in questi mesi come fra i paesi fragili da tenere sotto controllo. Nel DEF c'è scritto proprio questo: possiamo tra virgolette liberarci, potremo liberarci a breve di questa attenzione particolarmente forte che l'Unione Europea ha nei nostri confronti. Però De Paolini, c'è un'altra notizia che un po' ci fa tremare, perché all'inizio era stata negata da più parti, ma poi in questi giorni ritorna anche in molti commenti la possibilità di una ulteriore manovra da partire dal 2015, perché a quanto pare appunto quando diciamo scadrà in qualche modo la durata della misura dell'IMU, in qualche modo, come dire, verranno meno delle risorse. Allora in qualche modo il prossimo governo, il prossimo premier dovrà cercare il modo di recuperare e trovare altre risorse. Allora le ipotesi quali sono? O di prorogare l'IMU anche al 2015, oppure ci servono interventi compensativi. Insomma, siamo un po' preoccupati. Sì, questo è quello tra l'altro che il ministro del Tesoro, il ministro dell'Economia Grilli ha precisato. Se l'IMU, che è stata introdotta in fase come esperimento, cioè in fase sperimentale, non verrà reiterata negli anni successivi, cioè 2015-2016, probabilmente ci sarà bisogno di altre tasse, quindi di altre manovre. Mm. Però tutto sommato questo diciamo è un po' mettere le mani avanti, perché noi abbiamo due prospettive, tra l'altro. Da una parte il prossimo governo, ci auguriamo tutti, avrà un atteggiamento nei confronti dell'Europa più giustamente aggressivo, cioè dire mettere sul piatto l'importanza e il peso che l'Italia ha per poter ottenere delle condizioni rispetto al rigore diverse da quelle che Monti non è riuscito ad ottenere o non ha voluto ottenere, questo sì, lo sapremo con il tempo. Quindi abbiamo già davanti la possibilità di avere delle condizioni diverse. Io credo che per come si è messa la vicenda italiana, al di là dell'instabilità politica che ci auguriamo tutti che prima o poi si sistemi, mm-hmm, sicuramente avrà un peso diverso in Europa e sicuramente noi vedremo delle modifiche del cosiddetto fiscal compact. Mm-hmm. Questo è il primo punto. Il secondo punto che dovrebbe rassicurarci è che, viva Dio, prima o poi questa ripresa americana che in Europa sta cominciando ad arrivare, riusciremo forse ad agganciarla anche nonostante gli warning, gli allarmi lanciati quotidianamente dalla Confindustria, che giustamente sta facendo forte pressione verso il mondo politico perché si faccia più presto un governo. Però le prospettive, diciamo ragionevolmente, sono che anche l'Italia a cavallo del 2013, magari segnata
esattamente nella primavera del 2014, agganci questa ripresa, consentendo al gettito e alle entrate di recuperare quella parte che altrimenti andrebbe, come dire, recuperata attraverso nuove tasse. Certo, e allora saranno contenti, cioè questa è una buona notizia, come dire, una buona prospettiva anche rispetto alle problematiche del lavoro. Oggi la BCE ha lanciato un altro allarme, ha detto una situazione senza precedenti in Europa, perché ha detto che si assiste ad un peggioramento dei livelli di disoccupazione nel primo trimestre del 2013 e proprio dopo aver raggiunto livelli record alla fine dell'anno scorso. In particolare sull'Italia ci sono 1,2 milioni di disoccupati in più. C'è stato un ulteriore calo in questi mesi e l'Istat in qualche modo pubblica dei dati che confermano questa situazione di crisi, perché parla di 6,4 milioni di persone che sono ai margini del mercato, e tra questi ci sono anche tanti che in qualche modo non solo non hanno lavoro ma anche non cercano lavoro, perché non lo dimentichiamo, c'è anche grande sfiducia nel futuro da parte dei cittadini italiani. Sì, questo è vero, cioè diciamo che la statistica non è favorevole al buon umore, però stiamo parlando di cose che conoscevamo già dall'autunno dello scorso anno. Sono mesi che i giornali e gli uffici e i laboratori di economia spiegano che la punta massima di disoccupazione verrà raggiunta tra luglio e agosto di quest'anno, con addirittura una percentuale che supererà il 12%. Allora, diciamo che questa è una notizia nota. Quello che non viene messo in evidenza è che quello che il governo ha fatto, e in questo ha ragione la Confindustria a fare pressioni perché la cosa avvenga più presto, che il governo ha fatto recentemente con il varo del decreto sui debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, che vengano pagate al più presto, perché è il solo modo per frenare questa emorragia e magari ridurre il rischio e ridurre la possibilità che si arrivi a quel fatidico 12,4% che è il timore di tutti per la disoccupazione italiana a cavallo di agosto. Ripeto, certo. Però sono numeri che erano noti, sapevamo che saremmo andati in questa direzione, sia la Banca d'Italia che tutti i centri di statistica a partire dall'Istat già facevano intravedere alla fine dello scorso anno. Mm-hmm. Senta, c'è una notizia positiva però oggi, sempre sul fronte dell'economia, perché la Fornero ha firmato il decreto per gli incentivi all'occupazione femminile. In soldoni si tratta di ridurre per la durata di un anno del 50% i contributi che il datore di lavoro deve dare in relazione appunto all'assunzione di donne. Lei ritiene che una misura che possa essere efficace per il lavoro femminile, per favorire il lavoro femminile? Di sicuro non risolve il problema, certamente aiuta a risolverlo. Questo è un passo importante, non è decisivo, ripeto, però sicuramente aiuta a mettere qualche cerotto qua e là. Ottimo. Allora, noi la ringraziamo, Osvaldo De Paolini, vice direttore del Messaggero, per questo contributo di analisi sul fronte economico. Le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi, buona serata. Arrivederci, De Paolini. Eccoci qua, allora dicevamo, questa è la nostra parentesi economica, in qualche modo noi vogliamo ancora continuare a parlare di economia ma in chiave positiva, perché c'è un evento che abbiamo desiderio di seguire e lo facciamo in diretta proprio andando sul posto in qualche modo con i nostri microfoni. Siamo in collegamento proprio con Piazza Colla di Rienzo a Roma con Stefano Borelli, direttore di Yes TV, che sta seguendo l'inaugurazione di una nuova boutique proprio nel cuore della capitale. Buonasera direttore. Ciao, buonasera a tutti quanti. Allora, ecco, sì, allora detto, dicevamo, sì, qui a Piazza Colla di Rienzo, come detto te, è una notizia in positivo, perché nel momento in cui Roma, almeno questo dicono i dati della Confcommercio, chiedono 2 esercizi al giorno, invece c'è una nuova iniziativa, quindi lodevole da questo punto di vista, ma lodevole anche per il fatto che la stilista che è qui con me, Chiara Di Passo, fa tutte cose made in Italy, cioè ottimo, usa tessuti made in Italy, manovalanza made in Italy, si ispira poi a modelli anche anni 50, questa è la particolarità, adesso ve lo spiegherà lei. Sì. Quindi diciamo un grande applauso a chi in questo momento, in questa situazione economica,
fa questo doppio investimento sul commercio e sull'Italia. Certo, e poi si tratta di una giovane stilista, tra l'altro, e questo è un altro punto a suo favore, il fatto di essere molto giovane. Sì, non so l'età, no, come l'ha detto lei, non volevo chiedergli. Non vogliamo saperlo, ci basta sapere chi è giovane. 31, ce l'ha detto lei. 31, giovanissima stilista. Guarda, qui con me si sta preparando perché tra un pochino comincia l'evento, te la passo. Grazie. E spiegherò meglio lei cosa fa e a cosa si ispira. Grazie, ciao, direttore, ciao. Arrivederci.